1600 cilentani già analizzati, arrivano così i primi dati sul progetto CIAO, lo studio internazionale avviato circa un anno fa tra il Cilento e la Svezia per scoprire il segreto della longevità dei nonnini centenari. I primi risultati sono stati presentati ieri pomeriggio presso Palazzo dei Dominici Sedici di Ascea nel corso del simposio Dal tema alla ricerca di un invecchiamento in buona salute. Ebbene, durante l'incontro importante è stato il collegamento telefonico tra il professore Pasquale Di Somma della Sapienza di Roma, che sta coordinando il progetto, e l'Università di San Diego. Nel corso della telefonata è stato annunciato un ulteriore allargamento dello studio con il coinvolgimento degli studiosi americani, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto neurocognitivo. Il progetto si arricchisce ulteriormente. Sì, il progetto si allarga, nel senso che dallo studio del microbioma adesso cercheremo di estendere la valutazione anche agli aspetti neurocognitivi, anche per poterli paragonare con l'altro studio. Quindi si sta discutendo con l'Università di San Diego per applicare un protocollo comune a noi e a loro, quindi a popolazioni diverse. Uno studio a 360 gradi su noi cilentani? Sì, sarà uno studio soprattutto su una fetta di popolazione giovane, tra i 50 e i 65 anni, e questo ha lo scopo di capire se ci sono degli elementi predittori per un invecchiamento in buona salute e se ci sono degli aspetti che in qualche modo sui quali è necessario intervenire per poter appunto aspirare ad un invecchiamento longevo. Ecco, i tempi secondo lei a quando avremo i risultati? Dunque, siamo più o meno a metà del reclutamento, però adesso dovremo inserire tutta la valutazione neurocognitiva, quindi credo che almeno altri 7-8 mesi ci verranno. Intanto, sui primi dati, interviene Gigetto Di Gregorio, presidente della cooperativa dei medici Parmenide. Beh, dopo Laurino, Cannalonga, oggi siamo ad Ascea per continuare a presentare, ecco, i primi dati del progetto CIAO. Già a Cannalonga abbiamo snocciolato qualcosina, un importante studio internazionale. Che cosa ci dice fino a questo punto? Ci dice innanzitutto una cosa importante, che abbiamo avuto una grande partecipazione. Noi avevamo qualche perplessità iniziale. Sui dati, insomma, qualcosina possiamo già dire. Credo che stasera il dottore D'Arena farà un attimo il punto sulla situazione. Bisogna dire che i dati, insomma, se dovessimo fare una valutazione, visto che tutto parte dallo studio sulla longevità, insomma, non penso che possiamo fare salti di gioia, perché nel fare questo studio su un campione di popolazione da 50 a 65 anni, quindi parliamo di persone comunque ancora valide, comunque abbiamo trovato tante piccole e grandi cose, soprattutto patologie di tipo metabolico, che sono quelle poi non sempre facili da diagnosticare. Molti casi di diabete, l'esame del sangue occulto sulle feci ha dato insomma alcune positività, presto sicuramente per fare una valutazione. Poi noi aspettiamo i dati dei colleghi svedesi, quindi poi faremo questo lavoro di confronto. Comunque voglio dire, c'è come... Insomma, queste patologie che sono state, come dire, riscontrate sono strettamente collegate alla longevità, alla lunga vita dei cilentani e quindi alla non lunga vita? No, perché praticamente l'indagine si fa su un campione di popolazione relativamente giovane, 50-65 anni con la vita media di oggi è un campione abbastanza giovane, quindi lo studio parte dall'osservazione di questo aumento della vita media, che sarebbe particolarmente significativo nel Cilento. Dovremo però capire anche perché, ecco perché lo studio su questi pazienti, ma la cosa più importante di tutte, il lavoro poi sostanzialmente verte su questo, è il riscontro degli esami fatti sul famoso microbioma, che praticamente questo insieme dei batteri che colonizzano il nostro intestino, esami che saranno fatti però presso la San Diego University della California, e quindi insomma i tempi sono sicuramente più lunghi per avere dati. Di fondamentale importanza anche la collaborazione del laboratorio di analisi d'Arena di Vallo della Lucania. Gli attori di questo progetto sono in primis l'Università di Lund, l'Arena Stagell, l'Università della Sapienza, e adesso è intervenuto anche pure l'Università di San Diego.
L'incontro di ieri pomeriggio ha visto i saluti del sindaco di Ascea, Pietro D'Angiolillo. Sindaco, ospitiamo oggi una tappa del progetto Ciao, che da circa un anno è in corso di svolgimento tra l'Italia e la Svezia per scoprire il segreto della longevità dei nostri nonnini. Parliamo inevitabilmente della dieta mediterranea e dunque del nostro stile di vita. Eh sì, è una tappa molto importante, è un modo anche per mostrare chi siamo, chi eravamo, perché è uno stile di vita sostanzialmente la dieta mediterranea, per cui è anche una caratteristica peculiare delle nostre zone. Quindi oggi avremo dei dati molto sorprendenti e molto importanti, quindi siamo ben lieti di poter ospitare ad Ascea, proprio nel Palazzo dei Dominici Sericci, questa importante manifestazione. Parliamo della dieta mediterranea, ma è chiaro che non ci limitiamo al discorso alimentare, ma è la dieta mediterranea, così come ci insegnano insomma anche i professori che sono come dire protagonisti di questo studio, è uno stile di vita, e noi qui ad Ascea ecco possiamo sicuramente darne la massima espressione. Abbiamo tutto, il mare, il sole, l'entroterra, i buoni prodotti. Ma sì, ritengo proprio di sì, al di là di tutte le produzioni tipiche locali, voglio dire, è proprio uno stile di vita, è uno stile slow, è uno stile diciamo soft, è uno stile lento, quindi questo significa non avere stress, quindi tutto ciò comporta ovviamente dei benefici per il nostro organismo, quindi è proprio questo stile di vita. Io ricordo per esempio anche da bambino, quando interloquivo con le persone più anziane, questi pomeriggi molto lunghi, questi molto rilassati, in cui praticamente c'era il racconto, no? E c'era anche il passaggio del testimone dal passato al presente e quindi al futuro. Quindi io proprio in questo, nel modo in cui si mangiava, si cenava, insomma, in tutte queste cose io vedo proprio lo stile di vita dell'uomo mediterraneo e del cilento, e che quindi aiuta anche a vivere, così come risulta dalle ricerche. Allora, intanto siamo al 1° agosto e ci aspettano gli ultimi 20 giorni intensi, poi è chiaro che la stagione estiva andrà pian pianino rilassandosi, perché speriamo di avere i turisti da fino al mese di ottobre. Ascea, come sta andando? Beh, Ascea è pronta, perché ovviamente non si finisce mai di lavorare. Noi già da settembre-ottobre cominciamo a programmare per l'anno successivo, quindi siamo ben pronti di poter ospitare i nostri 45-50.000 ospiti, e quindi però ovviamente è sempre un impegno molto gravoso, perché con le strutture che abbiamo, una cittadina di 6.000, arrivare a 50.000 ovviamente, e anche con tutti gli impiegati che abbiamo, che sono ovviamente, non possono essere tarati su un mese, ma su tutto l'anno, quindi gli sforzi sono notevoli. Devo ringraziare veramente a tutti, a tutto il comune di Ascea, che ha in questo periodo un impegno straordinario, però come ogni anno ce la faremo. Obiettivo del progetto è quello di scoprire il segreto che si nasconde dietro la longevità e l'invecchiamento in buona salute dei cittadini del Cilento. I ricercatori hanno riscontrato che bassi livelli di adrenomedullina nel sangue proteggono il corpo dalla minaccia delle malattie cardiovascolari, neurodegenerative e oncologiche. Ad influire sui livelli di questo biomarcatore sono state le abitudini alimentari, dunque la dieta mediterranea, così come ci ricorda il professore Salvatore Di Somma. Sì, devo dire che i risultati sono sorprendenti per vari motivi. Innanzitutto rispetto alle precedenti cosiddette puntate, le molte ci siamo incontrati, noi oggi abbiamo qualcosa da dire. Abbiamo già raggiunto circa 700 soggetti in tutto il Cilento. Quindi finalmente uno studio che non riguarda soltanto alcuni comuni, ma che parla del Cilento. E questo secondo me è già un risultato importante. Non pensavamo sinceramente di raggiungere il numero così elevato, e questo devo dire è un miracolo, e voi dovete essere veramente fieri nella vostra terra di avere professionisti di grande qualità che riescono a tenere il passo di università importanti come San Diego. Si sono collegati con noi perché volevano sapere che stiamo facendo. Io penso che questo è veramente qualcosa che forse insperato. Allora, qual è la novità? Abbiamo raggiunto 700 persone che hanno collaborato in maniera incredibile, quindi bisogna dire grazie anche alla popolazione del Cilento, che si è
offerta di collaborare, e questa sarà un'opportunità per chiarire alcuni dubbi. Innanzitutto, epidemiologicamente, come è la salute delle persone figlie dei centenari, perché alla fine i centenari nel Cilento ci sono, li stiamo studiando, e i segreti sono quelli che abbiamo più o meno sempre descritti: l'ambiente sociale e familiare, l'alimentazione, l'attività fisica, quello tutto sommato. Cosa ci dicono questi studi? Questi studi ci dicono che fondamentalmente in Cilento queste persone che hanno raggiunto i 100 anni li hanno raggiunti perché hanno un insieme di fattori, forse anche genetici, ma soprattutto di qualità della vita molto alta rispetto a una, diciamo, un ambiente sereno, un ambiente familiare molto supportivo di queste persone anziane, e soprattutto perché poi loro non sono mai state pigre, hanno sempre lavorato molto, hanno un cervello molto attivo, e quindi questo è il segreto del Cilento, ovviamente legato, volete, anche a delle sostanze presenti nel terreno, l'olio d'oliva, il vino rosso, che io penso siano le più importanti, o i fichi bianchi, ma insomma, solita mediterranea, permettetemi di dire che io credo che questo studio dirà qualcosa un po' di diverso dalle solite cose. Quindi il segreto c'è. Quello che noi stiamo vedendo, che forse vi interessa di più, che cosa succede nelle generazioni dopo dei centenari? Ecco, qui queste prime analisi in confronto alla Svezia stanno dimostrando che forse dobbiamo porre l'attenzione di più agli stili di vita nelle persone figlie dei centenari. Forse dovrebbero mangiare un po' di meno, dovrebbero fare un po' di attività. Stiamo un po' cambiando lo stile Brava. Di vita. E questo, secondo me, mettere diciamo il faro su questa situazione, al di là di tutto, mi sembra importante, giusto? Perché secondo me questo studio darà delle risposte importanti in questo senso. Poi, però, sarà l'occasione per studiare con metodologie nuove il microbioma, i biomarcatori, l'attività psicomotoria, neurodegenerativa e cardiovascolare dei cilentani rispetto alla Svezia, rispetto a San Nico. Questa è un'altra cosa molto bella, cioè abbiamo finalmente identificato la popolazione del Cilento come una popolazione indipendente, storicamente e culturalmente tipizzata, di cui è interessata l'università americana o svedese. E poi presenteremo i dati finali, perché arriviamo adesso a 1000, questo è un passo avanzato, perché in Svezia non pensavano che fossimo così bravi, non hanno raggiunto ancora i 1000 pazienti, quindi appena avremo poi 1000 pazienti e 1000 pazienti li confronteremo e faremo questo famoso scambio basato sull'alimentazione. Quindi oggi la sfida vinta fino ad ora? Io direi di proprio di sì. Sa perché è vinta? Perché il professor Melander oggi sta dicendo che non si aspettava che in Italia, poi magari possiamo discutere che il Cilento non è Italia, che in Italia ci fosse tanto fermento culturale in questa terra, non ci speravano. Quindi io direi oggi è una battaglia vinta, perché il Cilento, con i medici del territorio, con gli sforzi enormi delle persone, sta dimostrando di essere molto più aperto alla scienza, alla cultura e all'educazione di quello che si poteva pensare di una terra così, in un certo senso, anche isolata. Quindi questo è un motivo di grande soddisfazione oggi. Noi diciamo che come scienziati siamo orgogliosi di poter dire che il Cilento sta collaborando bene, che i dati ovviamente saranno piano piano finalizzati, ma la fase di arruolamento, ecco, che ci preoccupava tanto, è stata ampiamente vinta dal Cilento, e questo deve essere motivo di vanto per tutti i cilentani.